Franco Vedardi, Biffo, è filosofo e saggista, attivista culturale e insegnante bolognese. È noto per la sua partecipazione al movimento del 68. Ha fondato diverse riviste, tra cui Altraverso, e partecipato alla fondazione di Radio Alice. Alla TV comunitaria Orfeo. Ha insegnato all'Accademia Italiana di Brera a Milano, ha vissuto a Parigi e a New York, in Argentina è un vecchio amico e da noi lo sarà sempre. Parla dunque francese, inglese, spagnolo oltre l'italiano. Ha pubblicato tantissimi libri, tra cui Quotidianità, che lo abbiamo qui. Respirare, causa e poesia, anche qui. Come si cura il Nazi, anche se non è in biblioteca, nel 2021. Fenomenologia della fine, il secondo appunto. Astrazione, apocalisse, comunismo, la nonna di Schubert, questo non lo so pronunciare, Schubert. Grazie. Come il colonialismo finanziario ha distrutto il presente europeo. Ecco, benvenuto e grazie. Grazie a voi per essere qua, grazie alla professoressa Granellos per avermi invitato e grazie a Corpo per l'ospitalità. Dunque, il tema di cui vorrei parlare attraversa un po' la storia dell'Italia degli ultimi 50-60 anni del dopoguerra e del passaggio di secolo. Naturalmente non intendo parlare troppo a lungo e quindi mi concentro su alcune situazioni, su alcune realtà attraverso degli autori e ho scelto in modo del tutto arbitrario di partire da due autori degli anni che furono importanti, significativi negli anni 50, 60, 70, particolarmente negli anni 60. E questi due sono prevedibilmente, forse, Pasolini, perché sembra che un italiano che parla all'estero non possa non parlare di Pasolini, ma io non ne parlo tanto bene, e Nanni Balestrieri. Questi sono i due autori a cui mi riferirò rapidamente nella prima parte. E poi voglio parlare di un gruppo di autori, che sono quattro in realtà, ma si firmano con una firma comune. Questi autori, questo gruppo, questo collettivo si chiama Wuming, che in cinese significa senza nome. Non io. Bene, gli anni del dopoguerra italiano sono, in una maniera diversa da quelli della transizione spagnola, però sono anni della transizione. È essenzialmente la transizione dal mondo agrario, contadino, popolare,
in un senso più nazionale, più nazionale popolare, da quel mondo agrario al mondo industriale avanzato, che raggiunge la sua pienezza nel corso degli anni 60. Ecco, scelgo Pasolini e Balestrini perché sono forse i migliori rappresentanti di queste due anime, di queste due fasi successive della storia italiana moderna e tardo moderna. Pasolini è un autore del quale si parla tantissimo, soprattutto, come sapete, nel mondo angloamericano, e che comunque è considerato come uno scrittore, ma non solo, un regista, che rappresenta la complessità dell'identità italiana, non solo dal punto di vista storico, ma anche dal punto di vista del linguaggio, dal punto di vista della sensibilità, dal punto di vista della scoperta e dell'affermazione, sia pure non orgogliosa, dell'omosessualità. Io confesso che non ho mai amato la scrittura di Pasolini, che trovo austera, rabbiosa, intenzionalmente antica, certo capace di comunicare un mondo, il suo mondo, il mondo del popolo che Pasolini ha in mente in maniera molto forte. Mi è sempre sembrato grande invece il Pasolini regista, il Pasolini del Vangelo secondo San Matteo o naturalmente di Accattone, di quelle opere in bianco e nero che rappresentano nella maniera più sottile, più estrema, una percezione dolorosa dell'esistenza umana, ma anche una profonda identificazione con la realtà carnale del popolo. Il popolo pasoliniano nel cinema come nella letteratura è un popolo di corpi, e forse questa è la grandezza di Pasolini, e anche la ragione per cui la cultura della post-identità ha scoperto Pasolini come una grande figura, proprio perché è il corpo dei suoi ragazzi di vita, ma anche il corpo delle donne che lui detesta e che rappresenta in modo molto spesso misogino, aggressiva. E questo corpo che sta al centro della visione pasoliniana di una modernità che sta cancellando quel che è di più autentico, di più profondo, sta nella cultura italiana, nell'anno italiano, perché non c'è solo il corpo, c'è anche un'anima tormentata, un'anima che non giunge mai ad accettare compiutamente il corpo. Ecco, questo è il Pasolini, è significativo. Pasolini non assume, non rivendica la sua omosessualità, la vive come
con una percezione dolorosa di origini chiaramente cattoliche, il rapporto di Pasolini col cattolicismo era nemmeno tanto importante quanto il suo rapporto con il movimento comunista. Il popolo di Pasolini è un popolo che porta nella sua anche fisicità le tracce della povertà contadina, della terra, della traccia di qualcosa che è antico, che vorrei dire sì, romano, in un senso ambiguo, ambiguissimo. Ecco, Pasolini. E poi propongo invece, naturalmente sono suggerimenti che vi propongo anche come letture possibili di Pasolini, si può leggere senz'altro Pasolini poeta delle ceneri di Gramsci, oppure Pasolini narratore dei Ragazzi di Vita, per dire, sono forse le sue opere di scrittura più significative. Se però vi interessa entrare nel mondo, nel contraddittorio mondo dei riferimenti teorici, ideologici, politici, ebbene allora gli scritti corsari sono l'opera, il libro che vi può dare una maggiore comprensione della ricchezza e della contraddittorietà di questo scrittore. Gli scritti corsari sono una raccolta di testi giornalistici, saggistici, usciti in un periodo di tempo e in alcuni momenti diventano vere e proprie confessioni della sofferenza, del conflitto che Pasolini porta nel suo rapporto con la corporeità, erotica, ma anche con la corporeità politica, fisica, politica e del popolo di cui sta parlando. Un popolo sudato, direi. Non si posso usare questa metafora. Un popolo la cui presenza porta una fatica ed una volontà di continuare ad esistere. Questo, in qualche modo, in Pasolini vi è una traccia la traccia di un reazionario. Qualche volta per me Pasolini è reazionario, nel senso proprio del termine, uno scrittore che pur professandosi di sinistra, pur avendo avuto un ruolo significativo nella cultura comunista italiana, e nonostante questo mantiene una specie di rifiuto della modernità e una nostalgia, se posso dire così, una nostalgia di un popolo che sta scomparendo, che l'industria, la pubblicità, la televisione, tutte queste diavolerie del moderno sta portando via, sta cancellando. Ecco, se apriamo invece l'opera di Balestrini, se leggiamo i libri di Balestrini, ci ritroviamo oltre questa figurazione, questa immaginazione del popolo. Il popolo di Balestrini non è sudato, semmai ha delle chiazze di unto meccanico, delle chiazze di sporco industriale, perché il popolo di Balestrini
è essenzialmente la classe operaria. In realtà Palestrini detesta la parola popolo, non parla di popolo. C'è un libro importante per capire il passaggio, questo passaggio dalla dimensione agraria alla dimensione industriale, che si chiama Scrittori e Popolo, un libro di uno scrittore, un teorico, un professore di letteratura italiana, che si chiama Alberto Azor Rosa. Scrittori e Popolo è proprio dedicato a criticare la identificazione fra letteratura e popolo. È proprio una critica del concetto stesso di popolo. Chi è, cos'è il popolo, si chiede Alberto Azor Rosa. E dice che nel corso della modernità, dell'epoca romantica, la parola popolo, il concetto di popolo, nasce come altra faccia dell'identità nazionale, una identità in cui la realtà della vita produttiva, sociale, del conflitto, delle classi è cancellata, è trasformata in una identità nazionale popolare. Ecco, qui Azor Rosa dice che la parte della letteratura del Novecento è rimasta legata a questa immagine ormai superata dell'identità popolare. Alberto Azor Rosa politicamente si identifica con una sinistra che sia la sinistra degli operai, la sinistra della classe operaia, non la sinistra della nazione, non la sinistra del popolo indifferenziato. Ecco, questo emergere della classe operaia, delle lotte operaie nella realtà italiana degli anni 60 trova in Palestrini probabilmente il suo scrittore più significativo, altro che la nostra. Penso ad autori come Volponi o come Luciano Pianciardi, ma Palestrini più di tutti mi pare incarna questa volontà di una scrittura senza sudore, una scrittura secca, minimalista in alcuni momenti o anche barocca in altri momenti, ma mai carnale, mai legata ad una corporeità, mai legata alla terra, legata invece a questa realtà delle grandi fabbriche. Il romanzo più importante di Palestrini, che è tradotto in castigliano naturalmente, e si chiama Vogliamo Tutto. Vogliamo Tutto è un libro del 1971 che racconta le lotte degli operai di Torino, della Fiat, della fabbrica di Mirafiori, che hanno avuto un ruolo decisivo nel movimento che fra gli anni 60 e gli anni 70 ha permesso ai lavoratori in generale di ottenere miglioramenti nel salario, nel tempo di vita, in funzione del tempo di lavoro. Il movimento operaio nella sua autonomia, questo è l'argomento di Palestrini, ed è un argomento che Palestrini fa raccontare direttamente alla voce degli operai. Vogliamo Tutto non è il racconto di un esterno, è il racconto di un operaio delle carrozzerie di Mirafiori, che Palestrini ha registrato, lo ha fatto parlare e poi ha trasferito in un romanzo. Uno penserà, ma
Quale operazione più populista di questa, no? Invece no, invece no. Invece l'operazione poetica di Balestrini consiste proprio nel trasformare la voce umana, la voce operaia, nell'assumerla e però nel trasformarla in qualcosa di freddo. Balestrini è uno scrittore freddo, anche se racconta vicende caldissime. E qualcuno, un critico, disse un giorno che Balestrini ha il cervello freddo, la testa fredda e il cuore caldo. Beh, una buona definizione. Il calore delle lotte operaie, la partecipazione a queste lotte, ma con uno stile e con una intenzione che è molto vicina a quella della macchina. Nel 1962, quindi ancora prima di Vogliamo Tutto, Balestrini aveva scritto, 1964, aveva scritto un libretto di poesia per il computer. La parola computer in Italia non la conosceva forse quasi nessuno, certamente non Pasolini, che se avesse conosciuto il computer li avrebbe maledetti. Ecco, Balestrini aveva scritto poesia per il computer, facendo, sapete, nel 64 il computer era ancora una realtà molto rudimentale, quelle macchinone grandi che ci mettevi dentro una scheda, che la usava. Bene, lui fece un'operazione molto cervellotica, cerebrale, se vogliamo, che però introduce nella letteratura, nella poesia, il computer, l'informatica. Non perché l'informatica debba diventare il modello della poesia, ma perché la poesia deve essere capace di misurarsi con quella freddezza, magari con un cuore caldo. Ecco, magari quella freddezza però criticata, aggredita, trasformata dal cuore caldo delle lotte operaie. Balestrini ha scritto tante altre cose, sempre con questo stile. Qualcuno ha detto, ma Balestrini non ha mai scritto una parola in vita sua. No, è vero, è così. È un poeta, uno scrittore che non ha mai scritto le parole, perché le ha registrate, ma il poeta non è colui che fa le parole, il poeta è colui che le combina, il poeta è colui che le compone, il poeta è colui che trova nelle parole che provengono dal mondo una possibilità di interpretazione, di pratica che va al di là delle parole stesse. Questo, a mio parere, insieme a Balestrini ha scritto molte altre cose. Diciamo, la sua prima opera, Tristano, è del 66, ha scritto, credo che abbia pubblicato romanzi fino a pochi anni fa, quindi per 50 anni ha pubblicato romanzi, e in qualche modo i suoi romanzi, da Vogliamo Tutto alla Violenza Illustrata, che parla del conflitto armato, delle Brigate Rosse in prima linea e negli anni 70, poi una mattina mi sono svegliato, un romanzo che scrive nel 94, il giorno dopo della vittoria di Silvio Berlusconi alle elezioni italiane, quindi diciamo del ritorno della destra al governo italiano. E poi, sempre negli anni 90, pubblica un libro che per me è un romanzo in cui Balestrini ha registrato, questa volta, dei tifosi del Milan o del Napoli, non so, di quattro squadre della Talatina. Li fa parlare e poi li compone il loro linguaggio.
ma per ricomporre il loro linguaggio palestino usa come, come riferimento ritmico alcuni passi dell'Iliade di Omero per rappresentare questo carattere guerriero etico, però un po' oscuro di questa nuova realtà che Palestrini comincia a percepire. Il linguaggio dei tifosi di calcio è il linguaggio di coloro che hanno visto troppa televisione di Berlusconi, è il linguaggio di coloro che dagli anni 90 in poi votano sempre più a destra, è il linguaggio di un popolo che si va trasformando in un senso sempre più nazionalista, sempre più aggressivo, la realtà dell'Italia contemporanea, bisogna dire. E, vedete, in questo modo a Tristano, che è un libro, diciamo, di pura costruzione linguistica, libro essenzialmente sperimentale, abbiamo gli operati, alla violenza illustrata, il conflitto armato nella realtà italiana e la catastrofe che questo produce. Fino a questa mattina mi sono alzato la vittoria di Berlusconi, fino a I Furiosi, la trasformazione di senso nazionalista del panorama politico e culturale italiano. Questo è Palestrina. In qualche modo ha raccontato l'intera vicenda culturale degli anni della tarda modernità italiana. Alla fine del secolo, no, scusate, alla fine degli anni 80-89, Italo Calvino, che probabilmente molti di voi conoscono, è scrittore molto raffinato di vicende che non hanno nulla a che fare, almeno apparentemente, con la realtà sociale, popolare. Italo Calvino fa 7 lezioni in un'università americana, per cui le pubblica col titolo Lezioni americane, un libro come sempre Calvino, un libro un po' british, un po' distaccato, scritto con un linguaggio semplice ma acutissimo, in cui racconta 7 parole che io ora non cerco di ricordarmi perché non ci riuscirei mai, ma diciamo sono parole come leggerezza, citarne una, o come velocità. E sono 7 parole che Calvino racconta facendo riferimenti alla letteratura italiana, alla tecnologia, mai alla vita politica, che poco mi interessava. E a quanto Calvino fosse un uomo populista, Calvino era una persona politicamente molto riconoscibile, ma il suo stile è sempre stato e soprattutto è, in questo libro, Lezioni americane, lo stile di qualcuno che ha la capacità di vedere la transizione da un punto di vista che è quasi un punto di vista, diciamo, vorrei dire matematico, o comunque esterno alla carnalità, esterno alla conflittualità, esterno alle vicende, come se Calvino desiderasse guardare il mondo
dal punto di vista esterno al mondo stesso, ma in questa maniera riuscisse, parlando del linguaggio, agendo soltanto col linguaggio, riuscisse a descrivere una trasformazione che è la nuova grande trasformazione dal mondo moderno, industriale, al mondo digitale, al mondo della leggerezza e della velocità del digitale. Il linguaggio è in qualche modo l'attore che Calvino mette al centro della sua scena. Certo, c'è anche in Calvino un'immaginazione, un culto dell'immaginazione senza pesantezza, senza riferimenti all'immediato, ma quel che essenzialmente qualifica, caratterizza la sua intenzione è proprio quella di fare del linguaggio il sensore di una trasformazione. Proprio mentre il linguaggio sta diventando una forza produttiva fondamentale. Pensate a questo fatto decisivo nella storia della letteratura e anche del pensiero filosofico del Novecento. Io direi che la linea di tendenza essenziale del Novecento è proprio questa crescente autonomia e centralità della funzione linguistica, il linguaggio che diventa non più lo specchio che rappresenta, come nel realismo ottocentesco o come in gran parte del realismo anche novecentesco, non più uno specchio. Il linguaggio diventa una macchina capace di produrre l'immaginazione, ma anche la realtà concreta, grazie a quella messa al lavoro del linguaggio che è poi l'informatica, che è poi il digitale. Da un certo momento in poi, la produzione sociale, un tempo agraria, in seguito industriale, da un certo momento in poi la produzione sociale diventa sempre di più produzione cognitiva, creativa, linguistica. Alla fine, la centralità del linguaggio nella produzione. Ecco, questo è il percorso che a mio parere segue in qualche modo anche la letteratura di fine Novecento in Italia. Ma diciamo pure che se pensiamo al passaggio che nel pensiero filosofico, passaggio da Wittgenstein all'inizio del secolo XX fino al cognitivismo e fino al rapporto fra pensiero e macchina informatica, vediamo che non è solo la letteratura, ma è l'intero mondo della cultura che va facendo del linguaggio la forza decisiva non solo delle relazioni interumane, ma anche della relazione fra l'uomo e la macchina, fra l'uomo e il mondo in generale. Poi finisce il XX secolo e a me restano 10 minuti
E quando finisce il XX secolo, in qualche modo finisce anche la storia di quel conflitto che aveva caratterizzato la seconda parte del secolo in Italia. L'Italia del tardo Novecento è forse più di ogni altro paese europeo il paese di una lotta di classe che coinvolge gran parte del mondo sociale, della cultura e alla fine anche dell'attività artistica e letteraria. E voi sapete che quando si parla di 68 in Italia non ci riferiamo a un anno, ci riferiamo a un decennio. In Francia si dice maggio, si intende un processo intensissimo, importantissimo, che però dura un anno, se vogliamo. In Germania l'esperienza dei movimenti è importante, anche negli anni 70, ma in Italia dal 66-67, quando cominciano a esplodere le prime grandi lotte operaie, al 68 quando esplode il movimento studentesco, al 69 è l'anno in cui per tre mesi milioni di operai bloccano l'intero paese chiedendo una riduzione del tempo di lavoro da 48 ore a 40, chiedendo aumenti salariali, chiedendo potere delle fabbriche, 69. Ma poi negli anni successivi sono i quartieri, sono gli immigrati meridionali, sono le donne, sono gli studenti che a ondate successive manifestano e si organizzano fino almeno al 77-78, quando esplode l'ultimo movimento che poi per tante ragioni finisce per essere sconfitto, per rifluire. Ma l'eredità di quel movimento non è esaurita. Negli anni 80, negli anni 90, nonostante la controffensiva del neoliberismo, le condizioni operaie continuano ad essere in gran parte difese, consolidate e l'esperienza dei centri sociali, che sono realtà presenti in ogni città, continua il movimento degli anni precedenti, ma la rottura definitiva e violenta di quella storia l'abbiamo proprio all'inizio del secolo, con quello che accade a Genova nel luglio del 2001. Quando 300.000 persone arrivano per protestare contro il G8, contro il summit delle grandi potenze industriali, per protestare contro la globalizzazione capitalistica, diciamo così, come in molti altri posti del mondo, ma Genova fu un momento estremamente drammatico, perché il governo di Berlusconi, che al suo interno aveva dei personaggi come Gianfranco Fini, che era e continua ad essere un fascista, e quel governo riuscì a spezzare con la violenza la storia del movimento italiano. Ecco, con quello io credo che la cultura italiana sia entrata in una fase che è largamente una fase di depressione,
parlò di vera e propria regressione. Ma in questo ventennio, a mio parere, alcuni scrittori hanno compiuto un'operazione che è importante, che può apparire un'operazione soltanto storica, ma che contiene invece elementi per un passaggio verso il futuro. Mi riferisco a un gruppo di quattro scrittori che si chiamano Wuming. Wuming, veramente loro hanno pubblicato il loro primo romanzo nel 1999 con il nome Luther Bliss, nome falso, con il quale nascondevano la loro identità. Q è il titolo di questo romanzo. Q è un romanzo che è stato pubblicato in tutte le lingue del mondo e che racconta una storia lontana del 1400, 1500, la storia di gruppi, di radicali, protestanti, che si battono per l'uguaglianza, per la distribuzione delle terre, per una specie di comunismo tardo medievale, e sono sconfitti. È la storia di una sconfitta. Anche le opere successive dei Wuming, perché prima si chiamano Luther Bliss, poi nel 2000 cambiano nome e si chiamano Non Nome. In cinese Wuming voleva Non Nome, proprio per negare l'identità dello scrittore e per affermare che lo scrittore è l'espressione di una pluralità di voci. Quattro scrittori, ma in realtà migliaia e migliaia di altre voci. Wuming fa un intenso lavoro di in internet di raccolta di voci che trasformano continuamente in narrativa. Se volete potete trovare in internet Wuming Foundation, che è il titolo, il nome, oppure Giacomo, un altro nome, una loro rivista online. Ecco, mi limito a citare tre romanzi di questi autori e di questo collettivo. Q, come dicevo, è la storia di una sconfitta del tempo lontano. Poi un secondo romanzo a cui faccio riferimento è La Armata degli Invisibili, che è un romanzo sulla Rivoluzione Francese, però raccontata da un punto di vista molto particolare, il punto di vista delle tricoteuse, come si diceva, delle sarte, delle lavoratrici, delle donne di Parigi che assistono al processo, alla ghigliottina, però anche un gruppo di femministe che emergono nella scena del pieno della Rivoluzione Francese. E poi anche i manicomi, i matti che stanno chiusi dentro un manicomio e si ribellano. Questa è L'Armata degli Invisibili, è un romanzo, a mio parere, forse più bello di quelli che hanno scritto i Wuming. È un romanzo molto colto e però al tempo stesso molto molto semplice nel suo, nel modo in cui racconta queste voci. Dimenticavo di dire che i Wuming sono storici professionalmente, 3 su 4 hanno studiato storia o insegnano storia, e quindi il riferimento alla storia per loro è naturalmente centrale, e mi pare che non ci sia nessuno che ha avuto mai la capacità di fondere la
precisione, del dettaglio storico, con la ricchezza dell'immaginazione romanzesca. Per finire voglio citare un romanzo che è uscito nel 2019 che si chiama Prolet Kult. È una storia della rivoluzione sovietica che però viene raccontata da un punto di vista completamente innovatore, impensato, dal punto di vista di un medico che però è anche uno dei dirigenti del Partito Comunista di Lenin, che si chiama Bogdanov. È probabilmente la testa più brillante del gruppo di persone che stavano insieme a Lenin, ma dopo la volta, dopo la rivoluzione, si allontana dal partito e persegue una sua visione molto, molto singolare del progetto rivoluzionario, e pensa che come medico può dare un contributo trovando una tecnica che renda possibile l'immortalità, oppure non l'immortalità, ma una sfida alla morte che Bogdanov realizza attraverso trasfusioni, tecniche che producevano degli effetti terapeutici significativi, veri, una specie di scienziato pazzo, pazzo nel senso buono della parola, scienziato che riesce a tradurre il progetto rivoluzionario in una sfida alle leggi stesse della natura. C'è tutto un movimento nella Russia pre-rivoluzionaria che si chiama cosmismo, che è un movimento che pur partecipando al processo storico pensa che il nostro compito principale sia quello di emancipare l'umanità dai limiti di una natura così ristretta, di una vita così breve, un delirio cosmico interno al processo rivoluzionario. Bogdanov è un altro sconfitto del partito, venne emarginato, non perseguitato perché Lenin aveva molto rispetto di lui, ma certamente non è uno dei vincitori. E forse proprio perché non è uno dei vincitori, ma è uno sconfitto, continua ad avere qualcosa per quale lavorarci. Perché la lezione di Dominga alla fine è questa, che il futuro sta dalla parte degli sconfitti, ammesso che un futuro ci sia. E sinceramente io non ne sono tanto certo. Grazie.